Il periodo della pandemia che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, porta con sé il rischio del sentirci magari inutili, perché non possiamo fare tutto quello che facevamo di solito. Penso soprattutto a un docente, o come è capitato anche a me, che avevo magari conferenze tutte le sere da andare a fare, e uno si sente disarmato, disarcionato, e dice allora sono inutile, non servo a niente. Chi sono io? Cosa devo fare? E proprio pensando a questo mi è tornata alla mente un libro letto un paio d'anni fa, un libro di un certo Gianni Marmorini, un parroco nella zona di Arezzo, che ha scritto un testo intitolato Isacco, il figlio imperfetto. L'autore fa riferimento a uno dei personaggi della storia biblica dell'Antico Testamento, uno di quei cosiddetti patriarchi, grandi padri della storia della salvezza, della storia dell'Antico Testamento, su quale forse ci siamo soffermati poche volte. Questo figlio imperfetto, sì, di Isacco pensiamo sempre a lui quando pensiamo al sacrificio detto di Abramo, che in realtà sarebbe stato il sacrificio di Isacco, perché il sacrificio era di quello che moriva più che di quello che lo immolava, ma però forse ci siamo fermati poco a considerare il valore di questo personaggio nella storia della salvezza. Erede della benedizione di Dio, anche lui. Eppure è un personaggio molto particolare. Figlio della risata di Sara che non credeva di diventare madre a quell'età. Una traduzione potrebbe dire, voler dire anche che Isacco vuol dire quello che ride, uno che ride sempre. Verrebbe voglia di dire quasi in dialetto un po' Laor, un po' Rom. Questo Isacco patriarca. Un po' rom, uno che fa ridere, uno che ride sempre. Ecco, mi piace provare a confrontarci proprio con lui, con questo personaggio dell'Antico Testamento, con questo, come lo chiama appunto l'autore, questo figlio imperfetto, proprio per confrontarci con lui, con questo patriarca, questo uomo grande che però alla fine è un uomo piccolo, povero. Come capita spesso nella Bibbia, e il nostro autore a un certo punto scrive, le finali dei racconti biblici non assomigliano a quelle delle favole. Gli uomini della Bibbia rimangono tali fino all'ultimo respiro. Non vincono mai nella vita, se non in modo parziale e spesso contraddittorio. Le storie della Bibbia, infatti, sono le storie degli esseri umani quali, dopo periodi difficili, costruiscono facili tregue che al primo rigurgito di paura o di odio crollano. Sembra la storia di questi nostri giorni. E il nostro autore poi continua citando San Gregorio Magno. La Sacra Scrittura si presenta agli occhi della nostra mente come uno specchio, perché in essa appare il nostro volto interiore. È qui infatti che noi prendiamo conoscenza delle nostre cose brutte, delle nostre cose belle, per non diventare superbo per temerarietà e neppure disperato per paura, ma rafforzato nella fiducia e nella speranza. Parole che ritrovo vere per questo tempo che stiamo vivendo, appunto, di paura, di considerazione di quello che siamo. Conclude l'autore, la Bibbia è la storia dell'uomo, di ogni essere umano, il cui respiro, donato da Dio, deve far sempre i conti con la polvere della terra in cui ha preso forma. La perfezione umana è solo questa imperfezione ontologica. Isacco, quindi. Chi era questo Isacco? Era questo figlio imperfetto? Era autistico, forse? Era Down? Certamente c'era qualcosa che non andava in questa persona, in questo figlio di Abramo, figlio di due coniugi anziani, figlio di due cugini, oggi diremmo tarato. Ed è questa la figura che allora vogliamo in qualche modo ritrovare come uno che ha qualcosa da dirci. Perché se leggiamo quei capitoli dove si parla di Isacco, siamo nel libro della Genesi, logicamente, dai capitoli 21 al 35, è interessante il capitolo 21, la nascita di Isacco, ma c'è silenzio, c'è ironia di fronte alla sua nascita. E subito nei capitoli seguenti gli rubano la scena suo padre Abramo, poi suo fratellastro
Ismaele, Agar. E anche quando muore sua madre, di lui non si fa neanche il nome, non si dice neanche che aveva un figlio. Lo stesso matrimonio è combinato dal padre, capitolo 24, e quando muore Isacco, scusate, quando muore Abramo, Isacco, che è l'erede, non viene quasi nominato, e subito dopo occuperanno la scena i suoi figli, Esaù e Giacobbe, con tutta la vicenda di Giacobbe che soffia la primogenitura al fratello Esaù. E Isacco poi sarà anche appunto la vittima di quel raggiro organizzato da Rebecca. E poi non si dice più niente, fino alla sua morte. Isacco e Dio non dialogano mai. Abramo dialogava continuamente con Dio. Isacco una volta sola si rivolge a Dio quando chiede di avere un figlio, di avere anche lui questa posterità che era stata promessa. Isacco non dialoga mai con suo padre Abramo, tranne quel giorno nel cammino verso il Moria, luogo del sacrificio poi mancato, fallito. Come abbiamo visto, Isacco è messo da parte da Agar, da Ismaele, da Rebecca e Giacobbe. Allora Isacco è proprio un nulla, è un perdente agli occhi del mondo, anche agli occhi della stessa storia sacra di cui abbiamo la narrazione. Eppure Dio opera anche con lui. E in lui. La storia della salvezza continua anche con un personaggio povero e semplice come Isacco, che non dice quasi mai nulla, che non fa quasi mai nulla. E qui sarebbe interessante, l'autore affronta questa tematica, per esempio, di avviare anche da queste pagine, dice l'autore, il compito di pensare una teologia, per esempio, della disabilità. Un compito rimane tutto da svolgere, sarà impossibile trovare una risposta soddisfacente. Perché nascono creature disabili? Nella Bibbia non si dice mai che Dio abbia voluto donare al vecchio patriarca un figlio disabile, come se avesse voluto metterlo in difficoltà alla prova, altro che il sacrificio. Quello che gli chiede è di accettarlo, di amarlo come figlio e di continuare a credere in Dio. Una realtà che può toccare anche noi. Questa del credere in Dio, quella della fede che Abramo aveva, una grande fede, una fede molto forte, quella di Abramo. Ma allo stesso tempo è forte e grande anche la fede di Isacco, di questo uomo semplice, imperfetto. E allora occorre anche per noi, in questi tempi, in questi giorni, fare i conti con l'imperfezione, con quella degli altri, quella della storia, quella della situazione e la nostra. Chissà che Dio non abbia voluto proprio, scrive l'autore, con la prova di Abramo indicare che la fede si manifesta e si traduce non nell'obbedienza, bensì nella responsabilità, e che solo questa ci rende immagine e somiglianza di Dio, e non altro. Isacco non è un personaggio senza volto e senza consistenza, tutt'altro. È la speranza del mondo, è la benedizione di Dio per tutti i popoli della terra, anche per noi. Chiamati a ricominciare ogni giorno nella semplicità della nostra vicenda quotidiana, nella nostra imperfezione, nei nostri limiti, anche a causa della pandemia.